Presidente, la Proloco organizza diversi eventi per tutti i gusti e tutte le età. Organizzeremo due eventi in particolare, sia per quanto riguarda le persone un pochettino più anziane che per i bambini. Ovvero partiremo il mercoledì 15 con il Castagnolo d'Oro, che è un evento che ormai va avanti da tantissimi anni e che sta riscuotendo tantissimo successo con la partecipazione numerosa di molti anziani che si divertono chiaramente e fanno anche questi castagnoli, che devo dire la verità è anche gustoso da questo punto di vista. E in più chiaramente il 17 organizziamo invece un evento per bambini dove tutti i bambini possono chiaramente partecipare, dove ci saranno poi tutta una serie di eventi nel giorno stesso per animazioni. Eventi patrocinati dal comune? Allora, per quello che riguarda il Castagnolo d'Oro, sì, è patrocinato dal comune di Fano, in quanto è un evento che viene organizzato dalla Proloco, però fa parte del progetto Old Ball Gold. E quindi, oltre al patrocinio del Comune di Fano, che è chiaramente legato all'assessorato del welfare delle comunità, in collaborazione peraltro con l'ente carnevalesca, in quanto essendo appunto un evento legato al carnevale, chiaramente la collaborazione con l'ente carnevalesca è dovuta. E, è molto particolare perché è un evento che facente parte appunto del progetto Old Ball Gold, è legato ai circoli ricreativi che fanno parte del progetto, perché ci sono dei circoli anziani che aderiscono chiaramente a questo tipo di evento. E in più c'è la partecipazione anche di associazioni che lavorano in ambito sociale per i ragazzi diversamente abili. Quest'anno peraltro abbiamo un'ampia partecipazione, in quanto ci saranno circa un centinaio di questi ragazzi, quindi noi cercheremo di fare sicuramente del meglio, perché è giusto che tutti si possano divertire, quindi è l'occasione buona. Poi ripeto, i castagnoli vengono fatti rigorosamente in casa, quindi sono sicuramente buonissimi e ve lo posso garantire. Poi chiaramente avremo anche un'animazione con la musica di Paolo e Roldo Vincenzi, poi ci sarà l'intrattenimento da parte di Giorgio Falcioni e di Sauro Berluti, che chiaramente sono i capostipiti dell'evento, che sono anni che lo organizzano loro, sempre in collaborazione con la Proloco, quindi sicuramente faranno un ottimo lavoro per animare questa giornata. Il divertimento è assicurato, per che ora sarà l'appuntamento? L'appuntamento è alle 15.30 alla Combattente, anche l'evento che faremo poi anche il 17 sarà la Combattente. Per quanto riguarda il 17 invece ci sarà appunto un evento per bambini, ci tengo a precisare, rigorosamente gratuito, quindi tutti i bambini potranno venire e partecipare all'evento senza pagare assolutamente nulla. Abbiamo una merenda che verrà offerta chiaramente dal Conad Ballato e quindi sarà a disposizione di tutti i bambini che parteciperanno. L'evento è organizzato dalla Proloco, ma la cosa molto importante, anche questo è patrocinato dal Comune di Fano, esattamente dalla Città dei Bambini e delle Bambine. E siamo anche molto contenti che ci hanno dato questa possibilità, perché vuol dire che capiscono e hanno capito, diciamo, l'importanza di questo evento, perché giustamente il carnevale, oltre che per gli anziani, che chiaramente abbiamo detto prima col Castagnolo d'Oro, ma è soprattutto per i bambini, quindi è importante che insomma ci sia un'ampia partecipazione da parte loro. Poi chiaramente ci saranno tantissimi giochi, ci sarà uno spettacolo da parte del mago Andrew e l'animazione verrà curata dall'Airfan Animation. E in più ci sarà la partecipazione di Dance Academy Studio, che parteciperà all'evento con un'esibizione di un ballo, quindi tantissima gente e speriamo anche tantissimi bambini, perché quella è la cosa importante. E dolcis in fundus abbiamo fatto anche, ci saranno anche dei piccoli regali con dei giochi che sono stati donati da Fuligni Giochi, quindi ce n'è per tutti, insomma vi aspettiamo numerosi anche qui il 17 alle 15.30 alla Combattente.